Allora, come buona cosa, entriamo e freghiamoci tutto quello che è fregabile. Poi, allora, facciamo che carichiamo l'arma. Ah, non è questo. È quest'altra. Ok, vediamo se posso costruire qualcosa. Molotov, bene. Questo no. Ok. Aone. Subito pronto a dare fuoco a tutto. Gratis, buono, come ho detto prima. Direi che non è tanto male sta casa, considerando i fatti da quanto sono accaduti. Ma chi è che se ne ricorda queste casse per lo stereo? Però, vediamo cosa c'è qua. Ah, sta casa è un unico ambiente, letto, salotto, cucina, c'è pure il water dietro qui. Dietro il paravento c'è il water, signore, tutto in un'unica stanza. Così quando è ospite, scusate, andate. No, scusate, la finestra fa un po' corrente. Specialmente dopo che ho mangiato roba piccante. La finestra fa un po' più rumore. Normale. Prendi. Molto moderno. E io che volevo uscire dalla finestra, invece. Vedi? Aspetta. Vabbè. Direi di uscire dalla porta. Andare su non servirebbe a nulla tranne se la porta è aperta e non mi permette di frugare in un altro appartamento. Visto? Lo sapevo. No. E va a fa un bagno. A fa un bagno. Va bene? Ma noi, visto che qua la legge non esiste più, stangda. Ok. Oh, poverino. Prima ci prendiamo questo. E ora leggiamo un attimo la lettera. Vediamo chi era il tizio. Tizia, non penso più lui. Allora. Cazzo, terribile. Se qualcuno dovesse trovare questo messaggio, mia moglie Paige mi sta aspettando nel vecchio centro congressi tra la Pike e Convention, di fronte alla birreria. Vi prego, apportatele queste medicine. È incinta e rischia di non farcela. Ormai la mia voce è tremolante. Sto per morire. Speravo di tornare da lei, ma ho perso troppo sangue. Stavo correndo nei boschi quando ho sentito dei fischi e mi sono ritrovato una freccia nel fianco. Ho provato a nascondermi. Qui credo di essere sicuro. Non può andare molto peggio, no? Ho cominciato ad avere freddo. Ho rubato queste medicine all'ospedale, ma non ho pensato di prendere che qualche sacca di sangue. Non è divertente, lo so. Lo dirà anche lei. Ho mai avuto un gran senso dell'umorismo. Se trovate Paige, ditele che sono morto senza soffrire. Che spero in un futuro migliore per loro. E che l'amo con tutto il cuore. E se è un maschio, non deve dargli il mio nome. Preferisco quello che abbiamo scelto insieme. Simon Wiggers. Che non penso sia il nome del figlio, ma il suo. Riprendiamo. Allora, qui bene questo, lasciamo tutto al massimo. Questo no, però, tutto al massimo. Non era tutto al massimo. Ora siamo al massimo. Ok, qui dietro cosa si nasconde?
La porta che si apre. Vaffanbagno. Vabbè. Dai, ah. Il saltino, su. Allora, se non erro, ora dovrei andare proprio giù. C'è la scala, perché buttarsi e farsi del male. Con calma. Allora, beh, tutti abbiamo un Hammer parcheggiato sotto casa. Un Hammer militare, direi. Vabbè, ah, guarda cosa c'è però. Vieni. Ok. Forse ci passo. Se non passi là, passi sul tetto del mezzo. Ti prego, non farlo. Isaac, avevi in mente qualcosa? Ora ti spiego. Solo... Quello lo sanni dal peccato. Io non volevo. Liberali. Porca troia. No, 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 no. Ora è libero. Ora, ora è libero. È libero. Cerchiamo gli smarriti. Lei ci guiderà. Hai saputo di Lily? Sì, una vergogna. Ma non mi stupisce. Sua sorella, però. Ero sconvolto. Quella povera madre. Doveva capire che qualcosa non andava. Ad infatti. Mi guardate. Sì. Minchia, un'acciaia. Dove sta? Cerchiamo dappertutto. Qualcuno è stato qui. Ciao Marco. Potrebbe far come. Maledetta sbarra. Tu guarda se quella sbarra deve... Ciao miseria, se volevo mirarla apposta non ci sarei riuscito. Ok, bene.
Non posso salire qua. Vabbè. No, in questi giorni no, visto che mi è tornata la voce, ho ripreso un pochettino The Last of Us. Non so mirare con il pad. E mouse e tastiera. Un'altra smarrita! Ce n'è ancora una! Marco! Leccati questo. Ciao. Dio. È finita? Questa gente è fuori di testa. Ah, cavolo. Cazzo, ce ne sono altri. Ma da dove arrivano? Troppo silenzio. Sento odore di smarriti. Muori. Flambe. Io da domenica che non accendo la play. Immagino. Vabbè, sto fine settimana ci mettiamo sotto io e te. Culo questa città. In realtà da venerdì alle 5 sono disponibile. Ma dov'è questo dannato ospedale? Quindi se vuoi, se tu venerdì sei a casa in orario, venerdì, sabato e domenica ci diamo dentro, che devo finire pure il Battle Pass. Lo sono dimenticato, mo per farlo dovrei bloccare la live, ma non conviene. Ho finito la live, lo faccio. Dovrebbe garantirvi una miglior visibilità del gioco. Ah, ok, vabbè, tranquillo. Vai tranquillo, Dani, quando puoi. Purtroppo non siamo pagati per giocare a quel gioco, quindi quando ci sei e puoi e ti va, giochiamo. Altrimenti, sti cavoli, oh. Non ho nessun contratto con Activision. Se ce l'avevo, ci giocavo pure di più. Visto che non ce l'ho, ci gioco quando mi va. Giusto? Eccola, finalmente è arrivata la mia sorellona. È arrivata anche lei a casa. Allora, la tecnica migliore è passare vicino alle cose. Clicchi, spammi triangolo. Se piglia qualcosa lo piglia, se no pazienza. Ok. Oh, cavoletti di bruciare. È una porta. Via pistola. Di merda. Ho vinto io, stronzo. Voglio dire. Ma che cazzo. Ok. L'ospedale.
Speriamo. Oh, colpi. No, aspettiamo di trovare qualche altra compressina. Altra compressina riduciamo i danni, forse conviene. Allora, medicine, nada, vero? Quello che mi servono, perché non si trovano. Vuoi scommettere? Vediamo. Niente, niente. Niente, di qua. Proviamo questa. Sì. Ah! Oh, ma cade giù. Ok, pillole, pillole. No. Sembra un tossico. Sembra, non so, quelli da sai, farmacodipendenti, pillole, pillole. Ok, l'ospedale è sempre più vicino. Allora. Una polmonite, comunque. Allora, direi che qua pure si può andare. Ah, ho capito. Aspetta. Qua troviamo delle pillole, ne sono sicuro. Vedi? Westeros, ti sei finito in Game of Thrones. Allora, dito a bancone, si deve trovare delle pillole. No, un biglietto. Tom, continuo a sentire spari ogni ora. Non esiste modo di fermare quella setta di fanatici. Non possiamo aspettare che ci trovino i WLF. Dobbiamo raggiungere la loro base a piedi e unirci all'organizzazione. Ma come ho letto raggiungere? Vabbè. Ho nascosto qualcosa di utile nella cassaforte. Pensavo di uscire in ricognizione per stabilire il tragitto migliore, ma tornerò con un piano il prima possibile. Occhi aperti, mouse e tastiera, MK. No, MK. Era MK, sta per mouse, mouse and keyboard. Si chiamerà mouse and keyboard. PS, quasi dimenticavo, il codice 38 55 23. 38 55 23. 38, 55, 23. 38, 55, 23. 38, 55, 23. 38, 55, 23.
36 24 Pillola, sì. Ancora questo subito. Anche un bancone da lavoro. Attenzione. Bene. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Ok. Andiamo. Allora, forse di qua, forse di qua troviamo qualche altra cosa di interessante. Che c'è qua? Ah, mi riporta giù, ok. Però andiamo giù. C'è tutto di tutto e di più qua. Ok. Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. No! Ancora. L'unico che non volevo uccidere. Becille. Guarda qua, che la miseria, quanta roba c'è qua. Supermarket. Vabbè, o l'avrebbe dovuta legare o comunque uccidere, perché l'aveva vista arrivare, quindi giustamente ha detto questo mi uccide, l'ho vista. Figura se mi lascia vivere, provo. Barca è partita. Dobbiamo preparare le valigie. Bene, la mia ragazza mi aspetta all'avamposto. Mi prendi per il culo. Devo andare di sopra. Con Joe. Ehi, siamo brave insieme. Ci credo. Ma non è giusto. Se vuoi un consiglio, trovati una soldatina. I turni passano prima. Certo. Lo terrò presente. Cazzo, le iene si stanno avvicinando. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto?
Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa a cosa è successo l'ultima volta. Neanche Isaac è così matto. Gira questa voce. Dove è andata lei? Cazzate! Sul serio. Nei quartieri dell'avanzato. Li ho visti io. Gli affreschi delle iene mi danno i brividi. Si chiamano Murano. Come fanno ad avvicinarsi così? Non lo so. Cazzo! Cazzo. Cacchio, e dai. Siamo più silenziati. Oh. È lontano. Minchia, ce ne sono parecchio. Sì, è la remastered del secondo, Tony. Ormai questo è l'anno delle remastered. Alone in the Dark, Silent Hill, The Last of Us, Tomb Raider. Qualsiasi gioco uscito lo faranno riuscire. Basta, così. Amy! Qualcuno l'ha uccisa! C'è qualcuno lì fuori! Oh! Setacciate l'area, gente! Li prendi? Ok, dovete... Oh, qui c'è qua? C'è qualcosa? Ah, massimo già. Allora, io dovrei riuscire ad andare al piano di sopra. Dove si va al piano di sopra? Di qua. Un'altra vittima. Che accidente è stato? Zoe, da lì, veniva da... Contatto! No, ho fatto sentire. This.
forza. Oh. Ah, oh. Oh. Ah, è stato veloce di me. Ah, la fambagna. Oh, tu guarda se sto cane. Va fambagna. Oh. Cazzo. Povero cano. Perfetto. C'è qualcosa qua? Mi è nascosto? No. Andiamo. Forse questo piano è libero. Credo di sì. Elenco scorte, tamponi, papà, kit infusione intraosseo, forbici, cercate anche angolo. Ok, non ci interessa. Prendiamo sta roba che ci serve invece. Questo qua, così. E se mai farla niente. Ma secondo me rompere il vetro non conviene. Sei tu, Nora? Vediamo un po'. Forse se avessi messo più guardie Abby sarebbe ancora in cella. Quando è stata qui Abby? Non sono uno stupido. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere, io gli dirò quello che penso. Al diavolo, devo tornare al lavoro. Nora! Eccola. Io non voglio pagare per lei. Non gridare. Metti giù quella roba. Ti ricordi di me? Certo. Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Ricorda, ricorda. Abby è passata da qui. Dove è andata?
Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. Direi. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Aiuto! Un intruso! Ehi, c'è nessuno! Nora! Non sperare di salvarti! Al diavolo! Sparatele! Fermati! Oh, maledizione! Ma hai capito che io sono coriacea? Oh, asseminato. No. Eccoti. Ah, oh, sono morta io. Porca trota. È finita la vendetta. Ho sbagliato. Eccoti. Giù le armi! No, aspetta! Indietro! Abbassa la pistola! E possiamo ancora sistemare tutto! Senta cazzo! Abbassala, sulle mani! Indietro! Non hai via di scampo! No! Ferma! Giù di sotto! Mi sento tossire, amica mia. Sì, è Nora. Ciao, Nora. Oddio. Oddio. No!
Ha preso rapida il fungo. Dov'è Abby? Stai inalando spore. Tu sei tu. Sei una luce. Le luci non esistono più. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. Diciamo due opzioni che non ci piacciono, ma... Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Ugh!